Che cos'è il debito di una nazione e come funziona? Io sono Massimo Labate, sono a Manchester e faccio le domande. L'Aleno Gentile è a Milano e dà le risposte. E questa è Economia per tutti. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labate e l'Alieno Gentile. Ed allora siamo alla terza puntata, sono Massimo Labate, sono a Manchester, Alieno Gentile come sempre collegato da Milano e oggi Alieno riprendiamo quello che era un po' la chiosa finale della scorsa puntata. Sì. Parliamo di debito, dove per debito intendiamo il debito non che contraggono le persone, ma quello che contraggono le nazioni e per farlo abbiamo preso come pretesto un po' quello che aveva detto Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, qualche giorno fa in un'intervista, quando diceva che è arrivato il momento di cancellare questo debito europeo. La cosa però interessante è che questa cosa della cancellazione del debito non era nuova come dire, nel dire dei parlamenti, nelle argomentazioni generali. C'era, ma non era mai accaduto che lo dicesse una alta autorità come lui di un partito come il PD, che da sempre era contrario a una cosa del genere. L'aveva detto la Lega, lo aveva detto il Movimento 5 Stelle, ma nessuno si era mai azzardato a dire. In un partito governativo come il PD dobbiamo cancellare il debito. Ora, partiamo dall'inizio. Che cos'è innanzitutto il debito di una nazione? Allora. Era contrario a una cosa del genere, aveva detto la Lega, lo aveva detto il Movimento 5 Stelle, ma nessuno si era mai azzardato a dire, in un partito governativo come il PD dobbiamo cancellare il debito. Ora, partiamo dall'inizio. Che cos'è innanzitutto il debito di una nazione? Allora, sicuramente stiamo raccogliendo i fili che abbiamo lasciato aperti da riannodare alla fine della puntata precedente, ma tra l'altro sono fili che, come bene hai evidenziato tu, sono ben più lunghi degli ultimi secondi in cui abbiamo accennato, insomma, a questa tematica. Perché in effetti questo discorso del tagliare, anzi di cancellare, parte del debito, è un discorso che per lungo tempo ha appartenuto alla dialettica, diciamo così, sovranista, populista, no? E che tante ironie ha generato nella spiegazione di chi è invece sta in un'altra posizione che non è quella appunto sovranista o populista. Quello che vorrei che facessimo oggi è non fare alcuna ironia su questa roba, nel senso che, diciamo magari con un sorriso lo stesso, però io penso che fare ironia su quel tipo di iniziative sia una forma di populismo alla stessa maniera. Cioè, invito chi la pensa come me a sbeffeggiare quelli che hanno una proposta alternativa. Quindi contribuisco al lavoro di polarizzazione. Invece, Prendiamoli sul serio. sì, in un certo senso, esatto, prendiamoli sul serio, perché loro fanno, per i primi 10 secondi del loro lungo ragionamento, fanno un lavoro molto utile, che è quello di solleticare il nostro scetticismo. Cioè di dire quello che vuoi. No? Stimolare un po' la creatività in La auto. risposta in realtà esiste, no? O meglio, perché non si può fare? Perché se lo fai, poi succede questo e questo. Questa è la risposta vera. La risposta Quindi che significa che si può fare. nella vita È si può già fare, svelato che si può. nella vita si può fare tutto. Poi Christine Lagarde ci ha già spiegato che i trattati non prevedono la cancellazione del debito, quindi la risposta è si può fare, ma non all'interno dell'impianto di regole che abbiamo oggi. Comunque, poi ci arriviamo. Però il vero punto, secondo me, è che se la dialettica populista sovranista mette in discussione dei dogmi, noi non possiamo rispondere trincerandoci dietro il dogma, perché
perché... Per dire, è così, è stato sempre così e così sarà. E così sarà, fine, non c'è discussione, non c'è, deve essere, non c'è dibattito e non è degno che ci sia il dibattito. È vero, mi fai pensare, è come se stimoli un certo complottismo poi, perché no? Perché bravo, no? Cioè, e soprattutto se poi le cose possono cambiare minimamente, e cambiano di continuo, perché abbiamo messo in discussione un sacco di dogmi per gestire magari momenti di crisi. Pensa per esempio al deficit 3%, no? Il livello di deficit 3%, che è un livello indicativo, diciamo, per sintetizzare un comportamento sostenibile, è un livello molto imperfetto, ma non importa questo. Era quello del patto di stabilità o di una fregna? Sì, sì, sta dentro gli accordi di Maastricht, diciamo. Si diceva non va violato perché violarlo comporta appunto un comportamento irresponsabile nella gestione dei conti pubblici, no? Ora stiamo vivendo una pandemia e lo stiamo splafonando tutti violentemente, no? Allora se ti sei trincerato dietro il dogma che quella roba non si può fare, nel momento in cui lo fai perché è il momento di farlo, improvvisamente tutto il trincerato dietro il dogma che quella roba non si può fare, nel momento in cui lo fai perché è il momento di farlo, improvvisamente tutto il tuo atteggiamento dogmatico di prima è diventato falso, è stato falsificato dagli eventi. E paradossalmente, a questo punto, l'unico soggetto che resta sul tavolo, che aveva, diciamo così, ragione, per la persona che magari non è attrezzata, no? E quindi è costretta a valutare sulla base dei pochi elementi che capisce, diventano i sovranisti populisti. Bene, quindi tu dici mettiamolo in discussione. Ora, esatto, però, facciamo l'esercizio sano di dire ok, allora tu mi chiedi perché no e ti spiego perché no. Ok, però diciamo, mettiamola banalmente così. Io vado da Peppino il salumiere che aveva la lista di tutte le spese che avevo fatto e che dovevo pagare alla fine del mese e dico a Peppino il salumiere, guarda che io non ti posso pagare, dobbiamo cancellare il mio debito. Ora Peppino il salumiere può essere pure che mi dica di sì, ma una conseguenza su questa cancellazione del debito ci sarà. La prima che mi viene è che Peppino perde i soldi che avrebbe guadagnato, che non solo poi avrebbe dovuto guadagnare, ma anche quelli che lui ha speso, perché in quel guadagno c'era anche la spesa effettiva di quello che aveva messo lui come prodotto di prosciutto o di formaggio che aveva venduto. Quindi c'è qualcuno che comunque pagherà, o sbaglio? Beh, d'altra parte c'è qualcuno che quel prosciutto se l'ha mangiato, no? Caro fortunato mio. Quindi sì, certo, assolutamente, anche se chiaramente la questione poi tra stati e banche centrali è un po' più complessa. Magari, esatto, facciamo innanzitutto questo ragionamento di capire che cosa diavolo è il debito pubblico, no? Esatto. È una cosa buona o una cosa cattiva? In realtà non è né buona né cattiva, è una cosa che, se utilizzata come, diciamo, per la ragione per cui è nato, è più che buona, no? Per il privato la possibilità di accedere al credito, e quindi per esempio uno ha una buona idea imprenditoriale o crede di avere una buona idea imprenditoriale ma non ha le finanze per lanciare l'attività, il fatto di poter prendere a prestito del capitale e lanciare la sua attività e poi col successo dell'attività ripagare il prestito fatto, per la società è molto positivo, perché se non ci fosse stato il credito quella idea non sarebbe stata concretizzata. Grazie al credito quell'idea si realizza e dopodiché il capitale viene restituito grazie al successo dell'idea, no? Quindi cosa succede? Una nazione, per indebitarsi, significa che ha bisogno di soldi con cui poi realizzerà delle cose per la nazione, specificatamente può essere di tutto, ma come prende la nazione quel denaro? Da dove lo va a prendere? Esatto, allora la nazione cosa dice? Emette dei titoli, che sono BOT e BTP in Italia, che hanno una scadenza, quindi emette un BTP con scadenza a 10 anni, facciamo un esempio tondo, ne emette una determinata quantità e i sottoscrittori comprano questi titoli. Che cosa succede? Che il sottoscrittore versa del denaro, riceve in cambio un titolo, questo titolo, abbiamo detto, fra 10 anni va a scadenza, quindi alla scadenza succederà la cosa inversa. L'investitore restituisce il titolo e ottiene in cambio il denaro. Quindi l'investitore sta prestando il denaro allo Stato? Sostanzialmente sì. La questione, per ottenerne poi degli interessi. La questione, gli interessi poi, nel caso del BTP, ogni sei mesi viene staccato un interesse
che serve a remunerare, che è la ragione per cui io acquisto un bitcoin. Esatto, un cioè altrimenti non avrei motivo. Mi privo del mio capitale per 10 anni e in cambio ricevo un interesse. E quindi poi valuto se farlo o non farlo in base a 10 anni e in cambio ricevo un interesse. E quindi poi valuto se farlo o non farlo in base a quanto se ritengo questo interesse adeguato oppure no per quello che sto facendo. E quindi dicevamo, presto del capitale, il capitale mi viene restituito a scadenza. Il fatto di farlo attraverso un titolo fa sì che io, che ho prestato questi soldi allo Stato o al soggetto che ha emesso il titolo, non sono obbligato ad aspettare per forza la scadenza. Io posso anche venire da te, Massimo, e dirti: guarda, io ho questo titolo che vale 10.000 euro fra ormai 8 anni, perché ne sono passati 2, però io devo cambiare la macchina perché ho avuto un incidente e ho bisogno di disinvestire questo mio investimento. Quanto mi dai per questi 10.000 euro di valore alla scadenza? E a seconda di quali che sono le condizioni di mercato in quel momento, potresti darmi 9.500 euro oppure 11.000. Magari il mio BTP si è rivalutato molto. Se io avessi comprato dei BTP nel 2011, prima del primo quantitative easing, al momento in cui Berlusconi si dimise e fece subentrare il governo Monti, insomma lo spread, ti ricordi, era alle stelle, certo. I BTP non valevano, diciamo, nulla, no? Quindi avrei comprato un BTP, cioè nulla, valevano, erano molto svalutati, quindi avrei comprato un BTP con una scadenza a lungo termine per, non so, 20.000 euro e l'avrei pagato 15.000. Cosa accade in quel momento quando questi titoli di Stato passano di mano? Per il debito, per la nazione, accade qualcosa? No, quando Andrea dà a Massimo un titolo, per lo Stato non è coinvolto. No? Lo Stato era coinvolto quando ha aperto la sottoscrizione e Andrea era entro la sottoscrizione e Andrea era entrato. Ha preso i soldi lo Stato, dopodiché è fra me e te quel titolo. Ci rivediamo alla scadenza del bot, quando però lo Stato dovrà. Ti ci rivedrai tu che hai comprato il titolo, certo. Alla scadenza te la vedi con lo Stato, io non c'entro più. Ok? Allora, questi titoli lo Stato li emette, tu hai detto per fare qualunque cosa, facciamo proprio un esempio, no? Lo Stato decide di costruire l'autostrada Milano-Napoli. Per farlo servono una montagna di soldi, perché è un lavoro molto importante, però la valutazione è che se si costruisce la strada, la velocità di crescita dell'economia italiana sarà maggiore. E quindi, attraverso la raccolta fiscale di un'economia più grande, ci sarà verrà ripagato l'investimento. Per cui lo Stato decide di emettere un debito, raccogliere subito le finanze che servono a costruire l'autostrada. L'autostrada viene costruita e quindi poi la raccolta fiscale dello Stato avviene su un'economia più vivace e quindi riesce a ripagare il debito. Questa è una delle ragioni per cui è stato fissato nel famoso accordo di Maastricht uno dei limiti, che è quello del debito PIL al 60%, cioè il rapporto fra il debito e l'economia è il 60%. Perché c'è questo rapporto? Perché più è grande l'economia e più sarà alta la raccolta fiscale, e più è alta la raccolta fiscale più è alta la tua capacità di far fronte al debito che hai preso. Perfetto. Quindi se tu sei, lo caliamo in una famiglia, questo esempio, no? Se una famiglia di un libero professionista, quindi che ha un reddito che può variare nel tempo, si riempie di debiti per gestire qualunque cosa, inclusa magari, non so, la bolletta telefonica, chiaramente arriva magari per tutti i debiti che ha contratto, erodono completamente il reddito. Quella famiglia non avrà neanche i soldi per andare dal salumiere e dovrà andargli a chiedere di non pagare, no? Per tornare all'esempio di prima. Certo. Nel debito poi, ecco, anche rimanendo nell'ambito di quello che può essere il debito di una famiglia, esiste un debito buono e un debito cattivo. Per esempio, se io acquisto una casa è diverso che se acquistare il nuovo Range Rover, perché la casa si presume essere un bene che comunque, tra virgolette, il mutuo, eccetera, eccetera, per un bene diverso. Tradotto nelle nazioni, esiste un debito buono e un debito cattivo, oppure nel caso delle nazioni è tutto qua?
quindi come spendere il denaro. Sì, diciamo, per quanto riguarda le nazioni, generalmente lo strumento per stabilire se è debito è opportuno o non lo è il cosiddetto moltiplicatore, no? Cioè, se io prendo 100 euro in prestito e investendoli posso stimare che ne ricaverò 102 in maggiori ritorni, chiaramente faccio bene a prendere quel debito. Se invece prendo del debito per fare delle spese che verosimilmente non mi daranno ritorno o me ne daranno molto ridotto, il risultato alla fine della partita sarà che io avrò preso più debito che crescita e quindi avrò peggiorato il mio quadro complessivo, rendendo oltretutto peggiore il profilo di tutto il debito precedente fatto per altre cose magari buone. Ti ho fatto questa domanda perché questa è la classica domanda che si fa quando si parla di economia e di debito, soprattutto in Italia, quando si dice ma una nazione che si indebita per infrastrutturare, per rendere migliori le strade, per creare, è un debito buono perché significa che questo contribuisce a rendere la qualità dei servizi di quella nazione, dico bene? Sì, dici bene, però bisogna poi verificare tutta la filiera, perché la nazione che si indebita per costruire un ospedale e poi l'ospedale resta fatto per il 90%, dopodiché ci va il gabibbo a fare il servizio perché resta lì vuoto, chiaramente, come dire, è spesa improduttiva e fa solo debito, non fa PIL, no? Salvo okay. Il cantiere che ha preso l'appalto per fare quella costruzione al 90%, diciamo. Bene, ritorniamo un attimo a noi, quindi abbiamo detto più o meno come funziona. Ad un certo punto abbiamo detto che quella nazione si va a prendere i soldi sul mercato. Ad un certo punto però, e qui mi viene un'altra domanda, questi soldi li devi restituire, e mi verrebbe di farti una domanda. Naturalmente il debito tra le nazioni cambia a seconda di quella che probabilmente è una reputazione che hanno sui mercati le diverse nazioni, può essere così? Cioè il debito della Germania e quindi un titolo della Germania può essere migliore dell'Italia perché comunque i mercati pensano che la Germania più facilmente pagherà i suoi debiti rispetto all'Italia, o sto dicendo una castroneria? No, allora, i mercati siamo io e te, siamo certo. Le persone che ne fanno parte. Allora, riprendiamo quei 10.000 euro che al momento non ti servono e sei disposto a investire per 10 anni, a impegnare per 10 anni. Non sceglierai necessariamente uno stato qualunque o un'azienda qualunque a cui prestarli, sceglierai quella che ti presenta il rapporto fra rischio e rendimento più interessante. Cosa vuol dire il rapporto rischio e rendimento? Che prendiamo gli stati per farla facile. Supponiamo che tu sia un investitore razionale e che di conseguenza reputi che il bilancio pubblico tedesco sia più solido del bilancio pubblico italiano. È abbastanza improbabile che, se hai questa valutazione, di fronte all'ipotesi di investire con la stessa scadenza, ti vadano bene gli stessi rendimenti. Perché a parità di rendimento mi prendo il rischio più basso e compro il titolo tedesco. Quindi è qui che si crea lo spread, no? Cioè la differenza di rendimenti fra titoli. Dobbiamo parlare di quanto rende un titolo tedesco, praticamente zero. Sì, oggi siamo in una situazione particolare, rende addirittura sotto zero per diverse emissioni, insomma. Beh, questo principalmente perché noi ne abbiamo bisogno. La Banca Centrale Europea tiene bassi tassi per i paesi più in difficoltà, e il risultato è che chi è meno in difficoltà ha dei titoli che rendono meno, per il discorso che facevamo prima, dei titoli dei paesi in difficoltà, e quindi se il paese in difficoltà deve andare a rendere zero, quelli che stanno meglio rendono sotto zero. Quindi nella parte finale della trasmissione siamo al punto di dire... Quindi siamo al punto di dire, allora che cosa ha fatto? Ma possiamo cancellare questo debito a un certo punto oppure no? Questi soldi li dobbiamo ridare o no? E quindi torniamo nella dinamica. Per capire bene qual è il meccanismo. Allora, l'Europa ha avuto una lunga stagione di crisi che si sono susseguite, dalla crisi dei debiti sovrani, no? Abbiamo avuto il rischio di rottura dell'euro, abbiamo avuto adesso
la crisi legata alla pandemia, abbiamo avuto tante fasi in cui i paesi per tante ragioni hanno avuto difficoltà a uscire. La Banca Centrale cosa ha fatto per aiutare, diciamo così, l'economia a proseguire in un andamento costruttivo e ad avere lo scenario per crescere? Ha dato sostegno dando liquidità nel sistema. Come fa la Banca Centrale a iniettare liquidità nel sistema? Compra dei titoli, cioè viene da me, Andrea, viene da te, Massimo, e ti propone, ovviamente non viene fisicamente, ma insomma si offre sul mercato per comprare dagli investitori i titoli che loro hanno comprato. Ritirando questi titoli, per pagarli agli investitori, gli dà moneta nuova. Quindi riesce a iniettare liquidità comprando i titoli. A questo punto nel bilancio della Banca Centrale ci sono all'attivo questi titoli che lei ha comprato e che ogni mese continua ad accumulare. E per gli investitori c'è una situazione dove hanno incassato della liquidità nuova e sanno di trovarsi in un mondo dove ogni mese la Banca Centrale, che è il compratore più ricco per definizione perché si stampa tutto il denaro che vuole, ogni mese è intenzionata a comprare degli altri titoli. E quindi, come dire, la mia percezione del rischio di investire per 10 anni in qualcosa si abbassa, perché io so che domani, se voglio vendere questo titolo, un compratore ce l'ho di sicuro, e c'è la Banca Centrale. Ok? Certo. Quindi allora abbiamo detto, la Banca Centrale si compra questi titoli e li mette nel suo attivo, e per farlo al passivo emette della liquidità. Se domani la Banca Centrale dicesse i titoli che ho all'attivo li cancello, nel suo bilancio deve fare un'altra operazione, che è quella di dire devo cancellare altrettanto passivo, cioè devo ritirare la liquidità dal mercato. Ora, io non credo che sia quello che in realtà desiderano i sovranisti. Perché cosa accade se ritiro questo dal mercato? Se ritiro la liquidità dal mercato, a questo punto per gli investitori decade quella consapevolezza che dicevamo prima. Cioè non c'è più la Banca Centrale che ogni mese mette soldi nuovi. Non c'è nemmeno la Banca Centrale che non mette più soldi nuovi. Abbiamo la Banca Centrale che addirittura i soldi li ritira. Quindi i titoli valgono molto di meno. Perché diventano... Quando si parla poi di monetizzazione del debito, ad un certo punto, monetizzare il debito, che cosa si vuol dire a quel punto? Allora, qui forse ci conviene pensare ad un'altra puntata. Io te lo dico sempre alla fine, così ci agganciamo per una prossima puntata, magari non è la prossima, però diciamo, è una delle cose che si dice, probabilmente una cosa che si può fare è monetizzare il debito. Però gli stati hanno due voci molto importanti, una è il debito accumulato e una è il deficit, cioè la differenza fra le entrate e le uscite nell'anno. Lo Stato, la famiglia Stato, no, ha dei redditi che sono le tasse che raccoglie e delle uscite che sono le spese che sostiene. Se le spese che sostiene superano le tasse che raccoglie, lo Stato va in deficit. Ok? Se lo fa deliberatamente e quindi decide, insomma, lo fa deliberatamente, ovviamente, diciamo per definizione, però se tutta l'eccedenza che di maggior spesa la fa sotto forma di nuovo debito, e questo debito sostanzialmente se lo fa comprare automaticamente dalla Banca Centrale, questa diventa una forma di monetizzazione. Cioè lo Stato dice io incasso 100, ma ho bisogno di spendere 110, Banca Centrale comprami gli altri 10, e la Banca Centrale, diciamo, in un sistema di monetizzazione automaticamente risponde di sì. È chiaro che a quel punto chi governa non ha nessun sorvegliante che gli possa dire di non andare a 120, a 130, a 140. Questo, che se io scrivo su un foglio di carta 25 euro, tu lo scambieresti con me con delle banconote da 25 euro? Nella realtà cosa vuol dire questo? Se io ti do un foglio di carta dove scrivo sopra euro 25. Chiaro, non ha nessun valore. Tu mi dai due banconote da 10 e una da 5? Perché dovrei? Ecco, perché dovresti? Però in realtà le banconote che tu hai non sono altro che dei fogli con sopra un numero. Certo, siamo noi. Non c'è un bene reale dietro. Il bene che sta dietro quelle banconote è la credibilità della Banca Centrale. Assolutamente. Cioè tu sai che quella roba lì è accettata
e che domani la puoi andare a spendere dove vuoi. E questa roba la puoi, motivi per cui puoi spendere, l'idea di stampare moneta non è una soluzione. Non è una soluzione perché sui mercati internazionali quella moneta dietro cui c'è una banca centrale che stampa all'impazzata per assecondare le volontà politiche, che generalmente sono semplicemente di consenso, sta perdendo la propria credibilità. Quindi quella moneta si svaluta sui mercati e di conseguenza le persone che la utilizzano si trovano in mano una moneta che vale sempre di meno. Tutti i beni che vengono importati improvvisamente diventano carissimi. Faccio un esempio di un bene importato in Europa: il petrolio, il gas. Se noi non avessimo un euro credibile con dietro una banca centrale credibile, noi pagheremmo l'energia molto di più. Molto di più. Quindi chi ci impedisce di monetizzare in realtà lo fa con lo scopo di difendere quello che è il nostro il valore della credibilità della nostra moneta e quindi il nostro potere d'acquisto. Non è quel crudele prevaricatore che ci impedisce di fare la monetizzazione del debito che sarebbe salvifica. Al contrario, impedisce attraverso la monetizzazione del debito che la nostra moneta si del debito che sarebbe salvifica. Al contrario, impedisce attraverso la monetizzazione del debito che la nostra moneta si disintegri progressivamente, come è successo nei paesi che la monetizzazione poi l'hanno attuata. A voler chiudere questa trasmissione, un'ultima domanda, magari con una risposta veloce. Quindi, quando Sassoli dice questo, quando anche un presidente del Parlamento arriva a dire una cosa del genere, qual è il significato politico che è dietro quelle parole? Cioè, che cosa vuole dire realmente al mondo della politica? Che non siamo in grado di ripagare? Perché anche un uomo delle istituzioni dice una cosa del genere e non più il sovranista e non più chi non è al governo? Perché poi sappiamo come la stessa Lega, Movimento 5 Stelle, quando poi sono andati al governo, sono passati dal dire fuori dall'euro a rimangiarsi poi. Attenzione un attimo, forse non è poi così facile. Cosa voleva dire Sassoli? Guarda, me lo chiedo anch'io quando sbatto la testa contro il muro, perché è una cosa diavolo. Non lo sai. No, io credo che chi fa politica abbia periodicamente la necessità di stimolare il consenso dell'opinione pubblica, no? E quindi dire l'Europa ci deve cancellare il debito è una cosa che in un certo senso fa presa, e forse non essendo Sassoli tecnicamente di questa materia, può anche darsi che non avesse ben chiaro fino in fondo l'argomento di cui stava parlando, anche perché l'Europa non può cancellare nessun debito, eventualmente è la banca centrale che ha in mano. E ha risposto la banca centrale, come hai detto tu, la Lagarde ha detto: guardate, non si può fare, dobbiamo riscrivere i trattati, è un altro gioco, dobbiamo metterci al tavolo. Possiamo fare un esercizio, come dire, teorico, no? La banca centrale, abbiamo detto, se rinuncia a quegli attivi deve rinunciare anche a dei passivi, no? Però potrebbe anche rinunciare ad un'altra cosa. La banca centrale fa tanti tipi di attivi, uno di questi è proprio legato alla rivalutazione del suo portafoglio, oppure i cosiddetti attivi da signoraggio monetario. Questi attivi, questi utili che la banca centrale fa, li distribuisce agli stati, ok? Allora lei potrebbe anche dire: io quest'anno, avendo registrato x milioni di euro di utile, invece di distribuirli agli stati, uso questo utile per cancellare x milioni di euro di attivi, cioè di debito. Quindi la stimolazione intellettuale fatta dalla dialettica sovranista, che cerca di spostare in un certo senso il confine di ciò che è realizzabile, io la prendo ed è molto buona e stimolante. Il problema è che nella maggior parte dei casi quello che loro propongono non è materialmente realizzabile, nella maggior parte dei casi loro lo sanno anche benissimo che non è realizzabile, ma indipendentemente che lo sappiano oppure no, è più importante spiegare perché non lo sia che non dire semplicemente non si può fare. Ok, anche